Proseguono gli interventi di riqualificazione a Nocera Inferiore dopo i lavori per la rete fognaria finalmente riapre la circolazione via Solimena, giunti al termine i lavori di pavimentazione insieme alla pulizia delle caditoie. Tra 40 giorni circa saranno effettuati ulteriori interventi. Nonostante le inevitabili difficoltà e rallentamenti che possono insorgere durante i lavori pubblici, quindi l'amministrazione comunale ha dimostrato grande impegno per portare avanti le opere necessarie per il progresso della città. Sui lavori è intervenuto l'assessore Gianluca Perna. La circolazione è stata già riaperta e riportata alla normalità questo fine settimana. È stata ultimata il lavoro di pavimentazione dei marciapiedi su via Solimena, perché chiaramente in questi mesi di lavoro, di duro lavoro che è stato fatto per gli allacci, è stata rovinata la pavimentazione, e quindi ieri una ditta, appunto per conto della Gori, si è occupata di ripristinare i marciapiedi, quindi quello che è il basolato e quelle che sono le mattonelle dei marciapiedi per tutta la lunghezza di via Solimena e non solo, anche sulla parte inerente a via Astuti. È stata fatta una grande attività di pulizia delle caditoie. Era importantissima perché tra l'altro alcune erano anche precedentemente otturate, sono state chiaramente ancora di più riempite con quello che è il bitume utilizzato per l'asfalto della strada, e quindi è stato fatto in questi ultimi due giorni un'operazione di pulizia totale di tutte le caditoie che si trovano nel tratto compreso tra via Castaldo e via Astuti, compreso quindi anche quello di Largo San Biagio. Il prossimo step è quello dell'asfalto definitivo, che verrà fatto a distanza di 40 giorni più o meno, come una volta assestato il manto, e successivamente, quindi proprio perché dovranno ancora circolare dei mezzi, verranno sistemati tutte le zanelle laterali alla strada in via Solimena. Quindi voglio tranquillizzare la popolazione, anche tutte le zanelle rovinate nel corso dei mesi saranno ripristinate allo stato originario. E voglio anche aggiungere che ieri è stata completata anche la strada di via Calenda dei Tavani, quella che collega il tratto che collega via Sant'Anna con il quartiere Cicalesi. Anche quel tratto era stato oggetto dei lavori della Gori per gli allacci ed è stato completato ieri l'asfalto, il manto di asfalto. Posso dire congratulazioni? Ma soprattutto alla città, che ha sofferto in questi mesi, ma i frutti di questa sofferenza con gli allacci e con l'opera che stiamo inaugurando anche su via Martinez di Cabrera si vedranno poi nel futuro prossimo.